Fanta Fuego. Hello. Sei arrivato, hai visto? E qua buonasera, beh, salve insomma, quasi giorno ma vi altri ne vedete sera, benvenuti a questo corso di turismo a Venezia per stranieri. Sto quasi straniero, ah, che è la telecamera, vedete qua. Stavo ammirando insomma la basilica di San Marco, insomma notevole, io ho visto che uno di quelli quattro uguale di Zurigo. Ah sì, questo sì, è copiato di Zurigo. Sì, sì, anche tutta da pensare che sta quasi sta è stata costruita nel 1000 e nei secoli è sempre stata arricchita e migliorata. Nel 1000 inizialmente la cattedrale di Losanna era già vecchia. Te diciamo un paio di te scarto come una golia. E ora nel 1800 prima era usata diciamo per le cerimonie di stato dal doge, era cappella personale del doge, dal 1800 è diventata la basilica, diventata la basilica. La basilica di Venezia dentro che Santo Marco? San Marco dentro che c'è le spoglie di San Marco. Spoglio? Trafugate nell'Ottocento da Alessandria d'Egitto. Quante cose i veneziani, i garoba, il corpo del santo e per non farsi scoprire ai musulmani, per ingannarli praticamente lo hanno nascosto sotto quintali di fete di carne di maiale, ingannati i musulmani maniera. Chissà che grande grigliata dopo di carne maiale. Ma è anche spiritoso, spiritoso. No, mi dispiace perché sei contagioso, no? Chiunque arriva a dire sempiae inimmaginabili, perché ti dice sempio, va bene, insomma, le robe. Ma dentro è spogliato Santo Marco? Tu San dici? Marco che sei spogliato? Ma sei spogliato, le spoglie, quello che resta. Nel corso degli anni, e infatti che c'è il mosaico sulla porta centrale, che c'è il mosaico che riprende appunto la trafugazione di San Marco. Ah, quello è copiato di chiesa di Berna. Copiato uguale. Uguale. Mi non so, cosa che pagaria essere sul divano con gli altri a casa. Professore? Se vediamo la prossima. Diamo dentro. Diamo dentro. Sì, però te asso dentro per sempre. Andiamo. Diamo? De qua. Di qua. Maria, allora, mi non so neanche. Pronto? Salve il signor Besa? Si capisce, sì. Salve il signor Besa, sono Andrea di Telezoom. Ah, guardi, non mi interessa, grazie. No, aspetti, io volevo... Ho già tutto, grazie. No, ma potrebbe non almeno... Non compro niente, grazie. Non voglio venderle... Sono a posto così, grazie. Signor Ramiro, io cercavo sua figlia. Mia figlia? Sono Andrea, quello che lavora a Telezoom. Non si ricorda di me? Io esco con sua figlia da 3 mesi. Ah, Andrea, bravo Andrea. Sì, Luisa sì, in sì. casa? Andrea. Signor Besa, Luisa è in casa? Ah, sì. Te la chiamo subito. Luisa! Luisa! Sono di qua, cosa c'è? È il tuo amico, quello di Telezoom. Ah, ho capito. Digli ad Andrea che non compriamo niente! Buonasera ai nostri amici telespettatori e benvenuti al sondaggio Demoscopapo di oggi. Abbiamo il risultato di un sondaggio svolto su di un campione di italiani a cui è stata posta la domanda: avete mai provato il sesso estremo? Come hanno risposto gli italiani, dottor Besa? Ecco, buonasera, ecco, gli italiani alla domanda avete mai provato il sesso estremo? Il 50% di loro risponde già non so con chi fare quello normale, il 30% risponde sì, sulla lavatrice non mi funzionava la centrifuga, il 20% risponde lo faccio spesso controvento e con una mano sola.
È molto interessante anche il risultato di questo sondaggio. Certo. Grazie dottor Besa. Grazie a lei, per dottor Appi. Il coraggio anche di alcune sue inchieste, di alcuni suoi sondaggi. Grazie a voi per la vostra attenzione e come sempre, a Dio piacendo, arrivederci, a domani. A domani. Ciao. Ciao. Benvenuti al nostro corso propedeutico di recitazione. La volta scorsa, ricordate, abbiamo studiato il sentimento di rabbia. Ricordate? Abbiamo visto la rabbia mista a sdegno dell'attore nell'imitazione di Emilio Fede, che si vede costretto per diritto di cronaca ad intervistare il capo del governo Prodi, il presidente della Camera Bertinotti, il presidente del Senato Marini e il capo dello Stato Napolitano. Tutti contemporaneamente. Eccolo, eccola, la rabbia trattenuta. Ricordate? Abbiamo anche visto l'ira dell'attore che impersona un pensionato che ha appena scoperto che la sua banca ha investito i suoi risparmi, quelli di una vita, in bond argentini. Ecco l'ira. L'ira del pensionato. Contesti diversi, reazioni tecnicamente molto simili. La sorpresa. Lo stupore. Lo sconforto. E la gamba d'appoggio, ricordate, la gamba d'appoggio. Oggi invece studieremo la reazione dell'attore vero che si deve rapportare nei confronti di una chiave. Tesoro, tesoro, hai visto le mie chiavi? Te ne vai di nuovo e mi chiudi in questa gabbia dorata, vero? Ma no, devo andare dal dentista. Ci sei già stato la settimana scorsa. Con oggi dovrei aver finito. Hai visto le chiavi? Tu perdi sempre di vista le cose importanti. Da quanto tempo non mi guardi? Saranno 3 secondi. Quella era un'occhiata, io parlo di uno sguardo. Sì, vabbè. Ma cara, tu sei la luce dei miei occhi, non... Ah, sì? E allora perché li nascondi dietro quegli occhiali da sole? Perché fuori c'è il sole e mi dà fastidio. Hai visto le mie chiavi? C'è una chiave là sopra che non ho mai visto prima. Quella è la chiave dell'anta dell'armadio rotto della mamma. No, quella è la chiave del tuo pied-à-terre. Dove ci vai con lei? Ma lei chi? Lei, Valeria! Ma Valeria chi? Ormai è tutto chiaro, sai. Ormai è troppo tardi. Forse è meglio così. Addio! Ma allora... Compagni, calma, compagni! È stata ritrovata una chiave! Abbassate gli striscioni! Tutti devono avere la possibilità di vedere questa chiave! È la chiave di un'auto! Adesso noi faremo dei ciclostili in cui faremo un disegno da far pervenire a tutti gli iscritti per poter poi ritrovare il proprietario! Noi della Viscot non siamo d'accordo! Si tratta chiaramente di un'auto di grossa cilindrata tipica di un amministratore delegato o di un membro di un consiglio di amministrazione! In questo caso potrebbe essere un chiaro segnale da parte dell'azienda. Il contratto nazionale indica chiaramente che noi dobbiamo tenere aperte tutte le porte di dialogo con i quadri dirigenziali. Il dialogo deve essere bilaterale. Se vogliono parlare devono farlo direttamente. Non possiamo accettare simbologie da ogni di piombo. Ma una chiave non è una pallottola, compagni. Potrebbe essere un modo per farci capire che loro hanno la chiave per rispondere ai nostri bisogni. Vabbè, ma se si tratta di bisogni, magari la porta del bagno. Ok, compagni, aspettate qui. Ma no, noi andiamo a controllare se è la porta del bagno. Scloc, 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 pesante punizione. Din, 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 rassicurante tintinnio. Segrete cantine sotterranee. Buio alternato a luce. Un alambicco. Un cracker. La brina. Il pigiama è lì. E dopo la morte? Pure, com'è sto bordello? Ottana panza. Caddi un colpo mi partì. Pure,
Mi portaste l'agnetto? Don Mazzarò, i bobboni vennero e tutto si mangiarono. Agnetto e ricuttetta. La mia ricuttetta di Maruzza la Pirusa e lo agnetto di Zia Alfio. Pure Zia Alfio, pure lui. Pure il mio Zia Alfio. Duri, e lo formaggio dentro lo magazzino? I bobboni ci misero un catenazzo. Finché bottano i bobboni. Turi, la chiave ci vorrebbe. La chiave, ormai i bobboni se ne andarono. E non la lasciarono? Nulla. Ti sicuro? Che non la lasciarono che ne sono nascoste in qualche angolo, in qualche posto? Nulla. Turi! Mio fidato Turi, sei sicuro che per caso sti cacafeno non abbiano dimenticato la chiave? Che ne so, sai, nella confusione. Don Mazzarò, pure la confusione, si portarono via i bobboni. Turi, mio fidato Turi, sei sicuro che non da dimenticarono? Nudda di nudda? Nulla. Allora Turi, minchia è sto pezzo di ferro che ti entra malazza? I bobboni questi si dimenticarono. Bobboni sta minchia! Questa qui è la chiave dello catenazzo! È la chiave dello catenazzo! È mia! Guarda cosa ho trovato, chissà da quanto lampeggia. Lampeggia, cosa ma possibile che io non... Ma ti rendi conto che abbiamo un locale da portare avanti? Ho capito, è pieno di roba di là. E allora volevo metterla di qua. Non è tuo, guarda che oggi non è giornata, eh? Oggi non è giornata. Sei nervoso? Sono nervoso. È di quel signore là, questo qui. Quindi non è il caso di bello. Se non si paventa vicino, evapora via tutto. Oggi non è giornata, ti ripeto. Almeno, eh? Cioè, così. Guarda, cos'è? Hai sbattuto la macchina che sei così nervoso? Non ho sbattuto niente. Solo uno che ha sbattuto la macchina può essere nervoso. E invece non ho sbattuto niente. Sono nervoso. Uno non può essere nervoso di suo. E allora sei nervoso? Sul serio? Sono molto nervoso. Guarda, sei talmente nervoso oggi che potresti fare il rappresentante di caffè. È buono, puoi bere. Ecco, impara ad andare in giro mentre lascia l'amaro qua. Chiedi a sto qua cosa vuole. Ah sì, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono nervoso e in più chiedi quella roba lì. Non servono neanche parole. Servono neanche parole. Ecco, questo serve.